Shalom, buonasera a tutti. Ho il grande piacere di riprendere le lezioni. Martedì scorso, passato 2 giorni fa, abbiamo spiegato un pochino le 7 mitzvot noachidi, però abbiamo spiegato soltanto 6 di loro. Abbiamo iniziato il 7º, però non siamo riusciti per questione di tempo. Allora, oggi parliamo del 7º mitzvah, che è vietato cibarsi di un animale vivente quando vive ancora. Se vuoi. Scusi, no, lei ha pubblicato che oltre alla 7ª mitzvot, Noachide, parlerà di Mashiach, giusto? Sì, parliamo anche, cominciamo almeno di parlare di Mashiach. E vediamo col tempo, diciamo, come stiamo. Allora, dopo il diluvio universale, Hashem, vedendo che le forze naturali che regnavano nel mondo non erano uguali, dove sappiamo questo? Perché sappiamo che Noach, quando è uscito dall'arca, allora si è ubriacato. E allora lui non era uno che aveva una leggerezza. Se Dio, Hashem stesso, dice che ha trovato Noach una persona degna, era una persona seria. E il vino glu 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 è una persona seria, succede. Però se guardiamo bene nel testo, quando si parla dell'ubriacazione di Noach, c'è scritto Vayesht e ha bevuto min hayayin, dal vino. Se si vuol dire che ha bevuto vino, allora bastava scrivere nella Torah Vayesht yayin, ha bevuto vino, Vayishkare si è ubriaco. Non c'è scritto Vayesht yayin, ha bevuto vino. C'è il hayayin, il, come si chiama? L'articolo, ha bevuto il vino, cosa vuol dire ha bevuto il vino? Noach, il dal vino. cioè da il vino, vuol dire ha bevuto vino, si è ubriacato, ha bevuto dal vino, il vino particolare. Che cosa vuol dire il vino particolare? Quel vino che lui ha bevuto un anno prima, ormai non c'è più. Cosa vuol dire ha bevuto dal vino? Ogni persona che è civile sa che quando si beve un po' di vino, quando si mangia, allora viene digerito il cibo molto migliore. Allora, e anche nell'Alaha, proprio vino durante il pranzo è una cosa molto positiva. Lui, Noach, che aveva 600 anni, quando ha cominciato il diluvio, aveva il suo bicchierino che beveva ogni pranzo, beveva il suo, non so cos'era, 200 grammi, 250, diciamo cc. E non l'ha mai fatto nessun effetto, perché era un uomo forte, eccetera. Dopo il diluvio, che lui ha preso proprio un ramo del suo vito migliore, e l'ha piantato, e lo stesso 200 cc, lo stesso 250 cc, ha bevuto. Ma perché la Torah, che abbiamo spiegato tante volte, Torah vuol dire insegnamento, perché ci racconta che lui lo stesso 250 cc, che non ha fatto mai un effetto indesiderato, dopo il diluvio ha fatto un effetto devastante. Perché?
mondo non era lo stesso. Il mondo, sia la sfera esterna, sia proprio il cibo, si è molto indebolito a causa del diluvio universale. Ecco perciò lo stesso cibo che lui mangiava, verdure, mango, kiwi, eccetera, eccetera, che ha bevuto prima, perché era vietato di cibarsi di animali prima del diluvio, le stesse verdure e frutti che lui mangiava prima, che gli dava forza, tanto energia, non gli dava più lo stesso energia, perché era più forte, più debole la terra. Quindi la persona che mangiava di questo frutta verdure era debole, e ha fatto questo effetto devastante che è diventato ubriaco. Ecco perciò, dopo il diluvio, per mantenere la forza dell'uomo, perché per servire a Hashem ci vuole forza, è vietato digiunare. Perché una persona ha un dovere, come abbiamo parlato settimana scorsa, una persona ha un dovere, sia ebreo e sia non ebreo, ha un dovere di servire Hashem, il modo di servire ha scelto Hashem. Hashem ha detto, voi ebrei avete 613 uomini, donne, siccome voi avete un altro compito molto importante, basilare di fare nascere figli, se devi mettere il filino eccetera, allora come fa? Non ce l'ha la forza? Ecco perciò ogni mitzvah positivo che è legato al tempo, siccome diciamo non era con la pillola, e allora quindi ogni anno, ogni 11 mesi faceva nascere un figlio, era più assente che diciamo presente, e allora quindi se ha una mitzvah che ha un determinato tempo, siccome tante volte non potrà osservarli, Hashem ha detto, donne, voi avete un lavoro molto più importante, voi fate figli e questi mitzvot non sono per voi. Hashem è quello che ha scelto, non è perché vede la donna meno importante dell'uomo, assolutamente no. La Torah ci racconta come è stato creato l'uomo e la donna. L'uomo e la donna erano creati, abbiamo parlato anche di questo, l'uomo e la donna sono stati creati insieme nello stesso momento, perché l'uomo era da una parte maschio e dall'altra parte le femmine, sono cioè, allora quando ho creato, la moglie era indietro di lui non l'ho visto, e lui ha visto tutti gli animali che hanno il loro partner nella vita, e io non c'ho un partner, Hashem, aiutami. Oh, finalmente mi hai chiesto. Allora Hashem, non c'è scritto, ha preso una costola. C'è scritto, ha preso una fiancata. Hatzela, tzela vuol dire una fiancata, vuol dire ha preso e ha fatto chirurgia. Resezione. Com'è? Resezione. Ha tagliato. Resezione, grazie, grazie. Resezione, ha fatto metà proprio chirurgia, ma perfetto. Poi si plastic surgery, chirurgia plastica, come si chiama in inglese? Chirurgia plastica, e poi finalmente, diciamo, dopo l'operazione ci voleva, diciamo, magari un secondo o due secondi, ma perché Hashem è un bravo dottore. E allora ha portato la donna all'uomo e ha avuto subito, è una bella donna, allora ha avuto quelli, diciamo, quelli che si deve fare con una bella donna. Cioè, allora, oh, questa volta sono contento. La Torah ci racconta questo per dire che non c'è. Io ho due mani, mano destra e mano sinistra. Qual è meglio? Ho due mani. Ho un occhio destro e un occhio destro. Qual è occhio è meglio? Ci vogliono due occhi. Ci vogliono, diciamo, due mani. Ci vogliono due piedi. Non è che un piede è meglio dell'altro. La stessa esattamente cosa uomo e donne sono due parti dello stesso corpo. Ad ognuno ha il suo compito, dipende da quello che Hashem, che lui ci ha creato, sa come siamo fatti. Come sta per tornare
su Noach. Allora qui abbiamo il nostro amico Noach che domanda. Ma se lui chiede, e non sono gli altri 1188 visualizzazioni. E io riprovi quelli, io ho visto che da martedì a oggi c'erano 1188 visualizzazioni, c'è soltanto uno che ha ancora il coraggio di dire, ma c'è un altro. Chiede se può spiegare quando arriverà il momento in cosa consiste il peccato di, cosa sia consistito il peccato di Cam della maledizione di Canaan. Ok, bene, allora mi fai ricordare, Lele, che io dovrò spiegare questa cosa. Bene, allora, quindi Hashem ha creato il mondo per una ragione. Lui ha un desiderio, così c'è scritto nella parte orale che è stato tramandato da Moshe Rabbeinu a tutti i tempi e poi è stato scritto. Allora Hashem ha un desiderio di avere un mondo materiale che vengono osservati le leggi che portano tranquillità, felicità, salute a ogni singola esistenza in questo mondo. Come abbiamo spiegato martedì, ecco perciò ha dato 7 mitzvot a ogni singola persona umana per portare Shalom, che non vuol dire soltanto pace, vuol dire completezza. Una persona si sente completa quando è tranquillo, è amato, ama, ha un rapporto con ogni singola persona e anche con ogni singola esistenza del mondo. Questa è la ragione perché Hashem ha creato il mondo. Così Moshe Rabbeinu, Mosè, ci ha tramandato oralmente che adesso ormai è tutto scritto. Allora, uomini ebrei e donne ebrei hanno le loro mitzvot e uomini e donne non ebrei hanno le loro 7 mitzvot. Ok, allora abbiamo parlato martedì che c'è la mitzvah che non si può uccidere. Non si può uccidere neanche un embrione che non ancora è uscito dall'utero della mamma, è vietato. E che un dottore che ha tutti, diciamo, i muri, diciamo, con tutti, diciamo, un diploma, se lui fa un aborto è un assassino, così c'è scritto nella Torah, è un assassino, è un tinausio e sono assassini. Noi dobbiamo capire che la vita umana è qualcosa sacra. Non possiamo entrare a capire che cosa vuol dire la vita, perché se noi cominciamo a ragionare, ah, questa qua morirà dopo 3 mesi, allora conviene, diciamo, di ucciderlo, se cominciamo a mettersi la nostra intelligenza che cosa vuol dire la vita, allora arriviamo infine che quando c'è un Maradona che ha bisogno di avere un rene o qualcosa, siamo qualcuno perché non è un bravo sportivo, allora perché dobbiamo sapere che la vita umana è sacra, quindi non si può neanche avvicinare la morte di una persona che i medici vedono che, diciamo, 99,9 dei casi una persona in questo stato muore dopo 30 ore, 24 ore, è vietato accorciare la sua vita neanche di un secondo. E se uno accorcia la vita di una persona che può vivere soltanto 24 ore di un secondo, è un assassino, assassino, perché la vita umana è sacra. Noi non possiamo capire il valore della vita umana. Ok, questo è quando parliamo di non uccidere. Adesso abbiamo e dobbiamo finire di parlare di non cibarsi di carne di un animale vivente prima di non ucciderlo.
No, non è il caso di chiudere adesso con Noach, con Cam, con la curiosità su Cam, maledizione di Cam, cioè il peccato di Cam, in cosa è consistito, quando vide il padre nudo, e la maledizione di Canaan. Allora, quando nella Torah si parla che Noah si è ubriacato, non era il giorno dopo che sono usciti dall'arca, perché diciamo non c'era ancora uva, ci vuole tempo finché cresce uva e lui doveva piantare, eccetera, cioè ci voleva 10-20 anni, non so. Allora, Ham era uno dei figli di Noach, Shem, Ham e Yafet. Kenan era proprio un figlio di Ham. Allora, Ham, lui, anche se aveva lo stesso padre, ma è stato di un altro pasto. Chi lo sa che cosa hanno avuto in pensiero quando hanno avuto questo figlio? Perché i pensieri dei genitori hanno un'influenza diretta sul corpo del bambino, diciamo, di povera gente, di gente ignorante, eccetera. Non c'entra niente con l'anima, questo è soltanto Dio che, diciamo, decide l'anima dove deve essere inserito. Però il corpo è molto influenzato dai pensieri dei genitori, mentre che loro si apparangono, si appartano, si uniscono, e se loro pensano di eccetera, di cose maialini, eccetera, allora hanno un figlio maialino. Se invece pensano di una cosa più sacro, più raffinato, allora aiuta che i bambini sono più raffinati. Allora, Ham, lui era fatto di un'altra pasta. C'erano tre figli quando Noach si è svestito, vuol dire, una volta non c'erano ancora i slip di, come si chiama quelli, diciamo, slip di boxer, diciamo, di la marca, diciamo, quell'ebreo, come si chiama, no? Non mi ricordo perché sono troppo stanco. Allora, il boxer, diciamo, di quel famoso, diciamo, ok? Allora non c'era ancora i slip, allora lui aveva, diciamo, tipo di lenzuola che li copriva, e siccome lui è ubriacato, allora è caduto ed era, diciamo, ha scoperto le sue gioielli, eccetera. Allora, Shem e Yafet, hanno saputo che il perché Ham era vicino a papà, e allora proprio una di queste cose, diciamo, scritta nella tua Ham, visto. Che cosa vuol dire che ha visto e raccontato? Cioè, vuol dire che tutti e due hanno ragione. Che Ham ha visto, perché la Torah ci fa raccontare che ha visto, allora che se mi interessa, se lui c'è scritto che ha visto Ham la vergogna del papà e ha raccontato ai suoi due fratelli fuori, e allora bastava dire che Ham ha raccontato ai suoi fratelli che il papà è, diciamo, in questa situazione vergognosa. Come mai la Torah ci racconta che ha visto? Ci deve essere un insegnamento. Allora c'è una discussione fra i maestri. Un maestro dice che ha avuto un rapporto sessuale con papà, e un altro maestro dice che l'ha castrato.
Perché ha detto, noi siamo già in tre, dobbiamo dividere il mondo in tre, e se un papà, che lui diciamo è ancora in forza, avrà altri figli, dobbiamo dividere il mondo in 7, 8, 10 parti, e ognuno avrà una parte di meno, e allora l'ha castrato. Quando, questo è, diciamo, per David Ben Noach, e per farti, diciamo, pensare qualche cosa, bene, allora... Lui ha raccontato a Hashem e gli è venuto fuori, e allora loro hanno preso un lenzuolo e hanno indietrato, sono andati indietro per non vedere la vergogna del papà e l'hanno coperto. Poi quando è passato 10 ore e Noach si è, diciamo, tornato a se stesso, e ha visto che c'è qualche differenza, prima aveva forze, adesso è... E allora si è un pochino intelligentemente, ha chiesto che cosa è successo, eccetera, ha capito che Ham l'ha proprio dimezzato, l'ha proprio rovinato. E allora Noach vede che ha un figlio che è così pieno di se stesso per non dover dividere, diciamo, il mondo in altre parti, o che lui è così imprigionato del suo sesso che ha voluto avere un rapporto con proprio padre. Questo è una persona pericolosa se lui è libero. Una persona che ha queste caratteristiche, questa caratteristica che proprio pensa solo di se stesso. Allora, Kenan era figlio di Ham. Allora lui era ancora piccolo. Ham ormai era maturo, aveva già, diciamo, 101, 102 anni, 115 anni. Ormai il tempo di educarlo è troppo tardi. Però Kenan, che era ancora giovane, allora ha dato, proprio come nonno, ha dato un insegnamento: se c'è un bambino, cioè non un bambino diciamo 10 anni, però un bambino diciamo che ormai è arrivato alla maturazione, ehi, ha queste tendenze, è vietato di darlo libertà. Lui deve essere uno schiavo. Uno schiavo non vuol dire che deve essere trattenuto male, di non darlo da mangiare. No, deve essere sotto la sorveglianza di una persona matura, che è una persona libera, perché è una persona di saggezza, di raffinezza. E allora questa è la ragione perché ha dato, diciamo, la... Era un tipo di maledizione, però questa maledizione era per il suo benessere, per il benessere del mondo, che uno che ha questa tendenza deve essere messo sotto controllo, e questo è lo stato di uno schiavo. Possiamo dire, Rava, per contenere quel tipo di tendenza? Certo, hai detto in altre parole, ok. Adesso dobbiamo tornare a parlare del, spero, Davide Ben Noach, che diciamo, sei contento di questo, se no ci puoi scrivere o ci puoi anche chiamare, diciamo, lo so che è antisocial di usare il telefono, perché io ho invitato già mille volte, non mille volte, magari 900 volte di telefonarmi, nessuno mi chiama all'infuori di 3-4 volte che è successo questo miracolo. Va bene, se capisco costa, diciamo, le telefonate, invece sul Facebook social non costa niente, lo sa anche, diciamo, I like una mano chiusa, va bene, okay, questa è la vita sociale, va bene. Allora, adesso parliamo del settimo mitzvah, diciamo di un animale che era ancora in vita, e ho spiegato che una volta era molto
diciamo, utile per i pastori, che loro andavano via e non c'era McDonald's, allora quindi non potevano prendere un sandwich nella loro, diciamo, sacchetto. E allora andavano fuori, erano 15 km di casa, allora per mangiare, e allora prendevano un coltello e tagliavano una gamba, fasciavano e poi facevano arrostito. Questo, diciamo, gamba, e poi dopo due giorni, quando hanno finito di mangiare quella gamba, tagliavano un'altra gamba, e così, diciamo, era l'abitudine. Hashem dice: volete cibarsi di un animale? Siccome noi abbiamo la coscienza di servire Hashem, invece animali non hanno questa facoltà, allora abbiamo, dopo il diluvio, la possibilità di cibarsi di del carne della, però dovete prima togliere la vita dell'animale e poi potete mangiare. Scusa, siccome segnalano che ci sono problemi di audio, togliamo il microfono e si può alzare la voce e andiamo senza microfono e vediamo se è meglio adesso. Allora, cosa dite? È meglio? Lei alzi la voce, vado avanti. Allora, faccio finta che sto gridando mia moglie e vediamo, diciamo, se funziona. Adesso, cosa funziona meglio adesso? Che adesso abbiamo tolto il microfono. Rispondete sì o no? Sì o no? No, dicono così no, così no. Quindi dobbiamo fare... Allora riprendiamo e non devo gridare mia moglie. Allora... Ok, arrivo. Che pensi? Aspetta un attimo. Ok. Non lo so perché ha sempre funzionato. Ok. Ma prima di non ucciderlo, la mi fa e quando una persona mangia carne di un animale mentre che l'animale sta vivendo ancora, noi trascuriamo completamente la parte spirituale di questo animale. L'anima di questo animale è presente e noi tagliamo una parte della carne e togliamo dell'anima di questo animale. Vuol dire che non diamo importanza allo spiritualità, all'energia vitale di questo animale. Vuol dire che con questa mitzvah Hashem vuole insegnarci un insegnamento generale per tutta la nostra vita. Dobbiamo dare importanza alle forze spirituali che esistono. Spero che mi sono spiegato bene. In ogni singola cosa esiste una parte materiale e una parte spirituale. Dobbiamo dare il massimo di valore alla parte spirituale che esiste nel mondo e meno importanza alla parte materiale. E con questa idea possiamo capire un passaggio molto difficile di capire quando si legge. Guardiamo in Deuteronomia capitolo 30, passaggio 18. Allora Hashem sta parlando tramite Mosè, come tutta la Torah, a tutta la gente. Higadeti lachem ayom, sto raccontando a voi oggi. Ki avod tovedun. Se voi seguite i vostri tendenze naturali di fare proprio la mala vita, sarete persi. Lo tarichunya mimalado, ma non vivrete a lungo sulla terra, la terra sacra, diciamo, Israele. Asherata overe tayaden, che voi
passate il fiume Giordano, la voce Amal sta per venire lì per ereditarla. Poi in 19 dice: Haidoti Bachem Ayom, faccio una cosa chiara come testimonianza a ogni singola persona. Et Hashamayim et Haaretz, il cielo, l'esistenza del cielo e della terra, Hachayim Behamavet, la vita e la morte, la morte natati le fadecha. Ho dato a voi due diverse cose che potete scegliere. Da una parte c'è la vita e dall'altra parte c'è la morte. Habrachà, la benedizione, vehakilala e la maledizione. Da una parte avete la maledizione e la morte, e dall'altra parte avete la vita e la benedizione. Vi posso dare un consiglio, dice Hashem, continua il brano, uvacharta bachayim, ti do un consiglio, parola di Hashem, scegli la vita e le conseguenze, le mantichie, così potrai tu continuare a vivere a ta mezarecha, tu e i tuoi discendenti. Hashem sta parlando con gente intelligente. La Torah non parla a persone mati. La Torah non parla a persone che sono se parla con gli adulti, persone maturi. Parli con una persona adulto. Senti caro, puoi scegliere la vita e la benedizione o puoi scegliere la morte e la maledizione. Arrivederci. Hashem deve dire un buon consiglio. Scegli la vita e la benedizione. Ma chi sarà stupido, chi sarà matto di andare al posto, diciamo, del benessere, di andare a maledirsi? Allora la spiegazione che ci danno i nostri maestri, in ogni singola azione che c'è davanti a ogni persona, ci sono due possibilità. C'è una possibilità di vita e c'è una possibilità di morte. Per esempio, una cosa che succede ogni giorno: c'è una persona che mangia il suo bistecco o il suo, diciamo, peperoncino vegetale, quello che è la sua dieta. Una persona che vive da mangiare, ci sono due modi come mangiare: o perché gli piace il bistecco e il gusto del peperoncino, allora questa è la parte morte del vegetale. Invece la parte vitale del cibo è che questo cibo è cresciuto con l'energia di Hashem, che ha fatto crescere questo vegetale o questo bistecco. Se una persona quando mangia pensa alla vita, alla spiritualità di questo cibo, è la ragione perché Hashem ha fatto crescere questo cibo, è per avere forza di servire Hashem, allora lui ha scelto la vita. Se invece uno mangia perché così ho forza, così posso, diciamo, fare cavoli miei, quello che voglio io, allora ha scelto la morte, ha scelto la cosa materiale, ha scelto se stesso, che questo porta soltanto inutilità nel mondo. E questo è il senso della mitzvah di non cibarsi di
un animale che vive ancora. Ehi, non pensate, come ho spiegato, non pensate che questa è qualche cosa dell'antichità, della preistoria, persone che oggi al Naviglio vai in qualche ristorante di un certo importanza che si paga abbastanza, chiedi del frutto del mare, non lo so come si chiama, un frutto del mare che si deve aprire quando ancora vive, non so se si mette qualche cosa, diciamo il limone o altro, e vengono mangiato e si sente che, diciamo, quel per frutto del mare si muove nel suo. Questo è viatitissimo ed è lo stesso crudeltà come i pastori di 3-4.000 anni fa che prendevano un coltello e tagliavano la gamba di un, diciamo, di un animale vivente. Okay. Allora, si potrebbe anche aggiungere che in sostanza la Torah mette in guardia su tutti gli aspetti, diciamo, spinti del godimento. Cioè, si può avere, Dio è buono, ha creato cibo con un buon gusto, un bistecco è buono, però si deve pensare non solo della materia, del godimento materiale, ma si deve pensare a utilizzarlo e farlo, diciamo, per la volontà di Hashem. La stessa cosa quando uno sta con la propria moglie, dopo sposato, è un dovere, però è abbastanza gustoso di avere un rapporto con la moglie. Però uno deve pensare quando sta con la propria moglie, non per il godimento, ma per pensare, io voglio fare la mia moglie felice, voglio dare questo sentimento che lei è ben voluto, è una persona che di avere felicità, di avere importanza. E noi abbiamo tanti figli, allora vengono, questa è la ragione perché Hashem ci diamo la libera scelta, ogni volta possiamo scegliere o risolto che importa la morte o chi è in confronto allo spiritualità considerato come la morte, anche se noi godiamo e come, però facciamo per la volontà di Hashem di far contenta la nostra moglie, pensiamo meno di noi stessi, pensiamo per la quando nelle letteratura ebraica coranica, quando si viene parlato di una persona che si sposa e ha un dovere verso la moglie, allora quell'atto viene, siccome ci sono bambini in casa che loro sanno anche ebraico, allora quindi vogliamo fare la loro innocenza, e allora viene parlato dell'intimità fra moglie e marito, viene chiamato Ashish, il servizio della donna. Vede questo Tashmish Amitah, papi, cosa vuol dire Tashmish Amitah? Ah, si deve, diciamo, quando si alza la mattina, come quando uno ha dormito, allora tutto scombussolato, metti il cuscino a posto, metti, diciamo, l'insuolo, chi sarà ordinato questo servizio del letto. Però viene intuito cosa vuol dire il servizio del letto, di accontentare la moglie. Che cosa viene usato? Essere il servizio del letto vuol dire che quando uno sta con la propria moglie dopo sposalizia è in servizio. Cioè, ti piace questo? Ti piace questo? Ti fa bene questo? Non è mi fai. Il marito pensa alla moglie, la moglie pensa al marito. Questo è un'intimità che crescerà col tempo, perché più che tempo
tempo che passo uno di me un pochino su uno, e siccome il mio bicchierino viene un po' diminuito, c'è più spazio per altro. Allora c'è sempre più spazio dal mio partner, dalla mia moglie, dopo sposalizia, allora posso sempre dare di più. Questo è una cosa che è venuta adesso di spiegare. C'era un'altra cosa che volevo spiegare, però mi adesso è sfuggito, allora non mi ricordo più, volevo dire, mi sono dimenticato che era molto importante. Il servizio del letto ha detto sì, che sì. Non deve pensare al proprio godimento, ma deve pensare alla moglie e viceversa. C'era qualche altra cosa, però magari mi viene... Ok, adesso c'era scritto che oggi parliamo anche di Moshiach. Moshiach, che viene parlato molto, che è un tempo spirituale, è vero che sarà un tempo spirituale, per quando si parla di Moshiach, l'unto, Moshiach vuol dire l'unto, parliamo di una persona materiale, nato di una madre e un padre, e come viene in Isaia di altri, diciamo, profeti, si parla di una persona che vivrà in questo mondo e sarà così spirituale, che noi sarà cambiato più della vita. Moshiach l'unto. Come mai questa persona che cambierà il mondo viene chiamato l'unto, Moshiach? Non ha mica problemi di forfora, che lui ha bisogno di mettere olio sulla sua testa per togliere la forfora. Come mai questa persona viene chiamato l'unto? Ma come l'olio, quando viene mescolato con altri liquidi, l'olio rimane sempre al di sopra. Se uno mette olio dentro un bicchiere, poi aggiunge un po' di vino, un po' di acqua, eccetera, l'olio salirà di sopra il vino, anche se è stato messo prima l'olio. E questo è una persona, il Messiah, l'unto di Hashem, che rimarrà sempre al di sopra del valore di tutta la gente esistente nel mondo. Una persona, anche bravo, lui di che cosa pensa? Di avere la salute, di avere abbastanza per venire il mese, di avere, diciamo, di piacere, aiutando il prossimo, però vuole vivere anche una vita gente. Moshiach invece, lui di se stesso pensa proprio zero. Lui è una persona dedicata completamente alla voglia e al desiderio di Hashem. Vuole aiutare ogni singola persona in una maniera che può aiutare il prossimo, e questo è il suo desiderio. Ecco, è una persona al di sopra di tutti gli altri, ecco perciò viene chiamato il Messia, come il Messia. Allora, per spiegare al minimo che cosa vuol dire Moshiach, allora noi sappiamo che ci sono nella Torah per gli ebrei, Moshiach sarà per tutto il mondo, non soltanto per gli ebrei, per ogni singola persona vivente. Ogni singola persona vivente avrà proprio la vita migliorata della qualità grazie a Moshiach, la sua rivelazione. Quindi non si deve avere timore di Moshiach, non si parla di tanti, diciamo, sigli, eccetera. Si vivrà bene, ma benissimo. Non si torna al tempo del ciuccio, o diciamo al tempo che non ci saranno macchine, eccetera, avremo tutta la tecnologia. Vabbè, non si parli male del ciuccio, perché Moshiach andrà col ciuccio. Cosa vuol dire che lui arriverà sul ciuccio? Ciuccio in ebraico viene chiamato chamor. Chamor vuol dire
materialità. Lui sarà una persona che è cavalcato sul materialismo. Lui è padrone del materialismo. Lui non è schiavo del bistecco, ma lui è al di sopra di tutti questi problemi. Anche perciò c'è scritto che lui sarà sull'asinello. Non importa chi lui sarà, su cavallo, asinello o cavallo, o su qualche, sulla macchina Fiat. Ah, c'è una che ricorda una altra versione dove lei ha fatto che l'ha indicato sarebbe lo stesso fatto da Avram Avinu. Certo, però che diciamo anche Avram Avinu vero significato della materialità. Materialismo, ecco, esatto, proprio. Ok, guarda, diciamo, frigoriferi funzionati, mani funzionati, e tutto, diciamo, funziona senza, diciamo, scioperi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Amen. Allora. Scusi, no, a questo punto può spiegare il suo allievo che ha parlato dell'Alexus che voleva dall'episodio? No. Che diceva che io non, lui era, si opponeva all'arrivo di Mashiach perché dice c'ho la Lexus, che faccio, magari torniamo indietro, eccetera, eccetera. Allora, non si torna indietro. No, si torna indietro, avremo anche Fiat che funzionano. Ok. Allora, noi sappiamo che gli ebrei hanno 613 mitzvot. Hashem è un perfezionista. Se lui ci ha dato 613 mitzvot, vuol dire per avere una vita equilibrata, una vita piena di salute spirituale e materiale, ci vogliono 613 comportamenti, diciamo, divini. 612 non basta. 614 qualsiasi cosa che è di più da necessità fa soltanto del male. Immaginiamoci noi, se una persona al posto di un cuore ha due cuori, è ammalato, ci vuole la giustizia, quella che Hashem ci ha creato. 600 di ok. Questo è stato conosciuto per 2000 anni. Così, brava, invitiamo persone a non fare le telefonate durante la diretta, né WhatsApp, né... Durante la settimana, non dopo le 6 di sera, però durante i giorni della giornata, sì, anche diciamo, sì, ok. Allora, arriva Maimonide, abbiamo parlato di lui, che era una persona di una intelligenza, di una spiritualità incredibile, ma anche era un dottore, un scienziato, astrologo, astronomo, era una persona che proprio difficile trovare. Scrive, era anche un rabbino importante, scrive, è vero, ci sono 613 all'origine. Però, da questi 613 mitzvot, ci sono 13 essenziali. E viene usata la parola in ebraico, Ikarim. Le cose principali, essenziali. Ma che cosa vuol dire? 613 chi Hashem ha programmato per ogni singolo ebreo, e viene questo rabbino e dice che ci sono non 613 essenziali, sono 13. Se un rabbino non riformista, non un conservativa, non diciamo di tutti questi fasciati, non so come si chiamano, allora ero un rabbino ortodosso. E allora, che cosa vuol dire 13 essenziali? Allora, per darvi un esempio molto banale, però così sarà spiegato la differenza fra uno dei 613 mitzvot e uno dei 13 essenziali. Di questi 613 mitzvot,
ci sono delle regole. Ehi, ci sono tre di questi 613 mitzvot che la legge dice che tu devi perdere la pelle e non, diciamo, trasgredire questa mitzvah. Per esempio, io sono un osservante di Shabbat. Viene una persona con la pistola. Senti, voglio che tu mi porti al 20° piano di questa casa, schiacci il bottone dell'ascensore, se no ti ammazzo. Certo, allora io, anche se sono osservante di Shabbat, che non posso mai, diciamo, schiacciare un bottone dell'ascensore, anche se non è un lavoro faticoso, perché che cosa vuol dire lavoro? Viene chiamato melacha. Ci sono due parole che vogliono dire lavoro: avoda, lavoro, e poi c'è melacha, lavoro. Melacha vuol dire riempimento, vuol dire quando uno cambia qualche cosa nel mondo è considerato una melacha che è vietato. Lavoro che è fisico non è vietato di fare di Shabbat. Per esempio, mia moglie ogni Shabbat, diciamo, invita tante persone, allora dobbiamo portare dalla cucina un altro tavolo in nostra sala che è pesante, e poi le sedie eccetera, portare la cucina a queste due tavole per avere posto per tutti, diciamo. Quindi anche se io faccio fatica durante l'estate, che sono invece quando io sul 30° piano che le è un lavoro, anche se faticosissimo dall'estate specialmente, faccio. Però schiacciare il pulsante dell'ascensore è considerato un lavoro, perché lavoro, come ho appena spiegato, vuol dire cambiare lo stato del mondo. Come Hashem dice che cambiamo ogni giorno lo stato del mondo, perché c'è qualche aggiunto, invece Shabbat, anche se lui sta creando il mondo di Shabbat, perché se lui non crea il mondo di Shabbat, il mondo sparisce, continua a creare il mondo anche di Shabbat, però non sta portando alcun cambiamento. Questo è il nostro testimonianza che crediamo in Hashem, diciamo, non portiamo alcun cambiamento. Però siccome c'è questo qua che ha la pistola puntata contro il mio, dice me, schiaccia il pulsante, io ho un dovere di schiacciare il pulsante e andare contro la volontà di Hashem, perché Hashem desidera che una persona continua a vivere. Allora adesso, siccome ho la pistola, che diciamo non voglio perdere la mia vita, devo scacciare. La stessa cosa, se uno mi prende con la pistola, se non mangi questo maiale che è gustoso, se non mangi ti ammazzo. Devo mangiare, diciamo, ho finito, diciamo, devo ancora mangiare. Devo mangiare. Questo è con 610 mitzvot. Ci sono tre mitzvot che uno deve lasciare perdere la sua vita e non trasgredire. Uno è, uno dice ad un ebreo, vedi quel totem? Voglio che tu accetti questo totem come Dio onnipotente. Guardi la sua faccia, come è orribile, come è proprio timoroso. Tu inchinati a questo e dici, Dio, aiutami. Non posso, se no ti sparo. Fino a 5. Devo lasciarmi perdere il mio, anche se non credo che io, se dico, io ti accetto, Dio, aiutami, è tutto falso, perché tutto è un pezzettino di legno, non sono sincero. Devo lasciare perdere il mio pelle e
morirò, è la legge della Torah, anche se non sono sincero quando dico che tu sei Dio Totem, devi lasciarti la pelle. Secondo caso, se uno ti dice, guardi, c'è la tua mamma qui vicino, c'è la tua figlia qui vicino, c'è la tua sorella qui vicino, c'è la tua zia qui vicino, abbia un rapporto con loro, se no ti ammazzo. Devi lasciarti la pelle. Anche la suocera. Anche la suocera, sì. Ma se fosse anche qualsiasi donna. No, è una donna sposata. Se una donna, anche se è una donna sposata, devi lasciare. Se è una donna non sposata, allora ero forzato, Dio, allora beh, ok, però se è una donna sposata e uno mi dice se non abbia un rapporto con questa donna sposata ti ammazzo, rispondi Shema Yisrael Amonai Elokeinu Amonai Akapach, ho fatto il mio dovere. Terzo caso è se un ladro dice a me, guardi, c'è questa qua, è un uomo antipatico, è un ladro, è un bugiardo, ammazzilo, se non lo ammazzi ti ammazzo io non posso ammazzare nessuno, se no ti ammazzo. Pazienza, io non posso uccidere una persona innocente. Allora questi sono gli unici tre casi quando una persona deve lasciare la sua pelle e non desecrare la volontà di Hashem. Scusi, Rav, domanda a Michele, ma vale anche per i non ebrei questo? No. E un'altra domanda ancora? Cioè, i non ebrei hanno, diciamo, sette mitzvot. Allora fra di sette mitzvot sono proprio, diciamo, no, è idolatria. Loro devono credere in Dio, però se credono in un'altra divinità, diciamo, non è grave, non è grave come da un ebreo. Buona domanda, ma non uccidere però... Non uccidere hanno anche questo, e anche non avere rapporti con una donna sposata. La differenza devono lasciare la vita? Sì, nel caso di vivere con la moglie, con la moglie di qualcun altro, con la mamma. Fare sesso. E allora loro devono, diciamo, perché se loro vivono con la mamma, eccetera, c'è la legge che devono essere uccisi. E la stessa cosa, se uccidono un'altra persona, è la legge che devono essere uccisi. Però l'unica cosa, idolatria, loro devono credere in Dio, però possono avere, diciamo, altre credenze. E allora l'altra domanda che faceva sempre il nostro Davide Bonello, se la legge sul divieto di cibarsi di sangue vale anche per No, loro possono avere sangue anche di un animale vivo. Se uno prende, diciamo, una siringa, tira sangue di un animale, va bene, cioè soltanto guardi, però se prende è proprio Ever Machai. Sì, però sangue non è. Per gli ebrei, non per. Sì. Però anche diciamo di sangue di un animale vivente. Cioè, se un animale viene sciattato, anche un ebreo non può, anche se dopo che è morto, non può mangiare questa carne, deve salarlo o può arrostirlo, che col fuoco il sangue viene, diciamo, tirato fuori. Allora sì che un ebreo può mangiare senza metterlo sotto sale. Però un ebreo che ha fatto shechita all'animale e è tutto kasher, deve essere messo in acqua per ammorbidirlo, poi messo sotto sale per tirar fuori il sangue, e poi deve essere risciacquato per togliere il sangue che è dentro il sale, allora puoi mangiare. Però un non ebreo non ha questo, deve mangiare la carne dopo che l'animale è morto. Allora, invece c'è la prossima lezione, martedì, parliamo, diciamo, Lele, tu mi fai ricordare dove siamo arrivati, diciamo, a parlare dei 613 mitzvot, e arriva
il maimone di un rabbino ortodosso super religioso, dice che ci sono 13 essenziali, e dobbiamo capire che cosa vuol dire essenziale, e quelli 613. Allora, domanda se le 13 particolari come Mitzvot siano connesse ai 13 principi di fede. Parliamo Mitzvot martedì, parlate con i vostri amici, condividete, no, e questo fino adesso c'erano per l'elezione di martedì 1188, almeno ci saranno 12.000. Shabbat shalom a tutti, parlate di queste cose e ci vediamo, diciamo, ci sentiamo martedì, se Dio vuole, alle ore 18:30.